Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti a questo video con ben 4 mesi di ritardo. Finalmente vediamo i recuperi a vista dell'estate 2021. Oggi un video un po' diverso, non partiamo con tutte le cose sul tavolo buttate così, ma le vedremo con calma. Oh, iniziamo a tirarle fuori. Mi sono attrezzato anch'io come Giba Metal Detective di una sacca esterna da mettere sullo zaino perché la trovo veramente utile. Non è un modo per copiare, ma è soltanto uno spunto per praticità. Allora, questo qua, lo Scottex, lo teniamo per ultimo e iniziamo con la strina Tevenot, che andiamo a mettere qua. Poi abbiamo piastrina del modello 91, piastrina Gewehr 88, andiamo a posizionarla qua, una lastrina con due colpi per il 91, poi abbiamo la sicura per il Tevenot, che andava posizionata qua, c'erano gli anelli di tenuta, i quattro anelli di tenuta, questa andava sfilata, quindi la lasciamo insieme alla lastrina. Poi cosa abbiamo? Oh, qua abbiamo tutte le lastrine possibili. Mannlicher M95, andiamo a posizionare sotto l'88. Bossolo del 91 con ancora dentro la terra. Cavolo, si vede che li ho trovati, non li ho più. Next one, abbiamo un po' di cosine. Bossolo M95. Andiamo a posizionare sotto la relativa lastrina. Ne abbiamo un altro. Tra l'altro, se non ricordo male, questi qua li ho trovati tutti e tre nello stesso punto, quindi ne manca uno che andiamo a recuperare subito. Questo qua è un altro 91. 91 di nuovo. Bossolo Lebel per mitragliatrici italiane, o meglio francesi, utilizzate dagli italiani. Andiamo a posizionare qua insieme ai 91, un po' come la tombola. Vediamo cosa sarà il prossimo. Oh, prossime due sono connessi tra loro. Ecco qua, parte superiore della Sipe e un'altra scheggia, probabilmente facente parte della stessa bomba Mann, dato che li ho trovati in prossimità. Per chi non conoscesse, la Sipe è sostanzialmente questa, che purtroppo non ho trovato io, è un sogno, sperando che prima o poi si avveri, ma l'ho comprata ad un mercatino. Eccola qua. Poi abbiamo quello che resta di un bossolo per 91. Questo qua è stato, mamma mia, sciolto, è stato pressato dalle rocce. Ne deve aver viste delle brutte. Next one, Fibietta. Mettiamo qua. Ogiva M95, la mettiamo lì. Poi abbiamo una scheggia Gerapnel. Posizioniamo. Mi verrebbe da dire che è proprio quella, quindi calibro Lebel, e lo mettiamo qua sopra, così. Oh, eccolo qua, trovato il terzo bossolo M95. Questi qua li ho trovati due per terra e uno posizionato nella roccia, quindi sarà stato messo lì, presumo, volontariamente. Ennesima lastrina per il 91 italiano.
Ah, cavolo! No, scherzavo. Allora, questi qua io li ho trovati per terra, mentre questo qua, che era carico, l'ho già disattivato, era posizionato nella roccia così. Probabilmente presumo che un cecchino l'abbia messo nella spaccatoia della roccia in modo da avere il colpo da prendere con le mani, sparando colpo singolo, ovviamente. Andiamo a mettere qui. Un altro pezzo di sipe e lo mettiamo insieme ai suoi fratelli lì. E ci siamo quasi. Ecco, abbiamo ancora altri due bossoli per il 91. Questo che direi che è una punta di un alpenstock, anche se è una forma abbastanza particolare. Comunque, se qualcuno ne dovesse aver trovato uno simile e sa che cos'è, me lo scriva pure nei commenti. Lo metto qua vicino alla fibietta. Due bottoni. Ecco, sui bottoni non so molto, ma dato la posizione in cui li ho trovati, direi austro-ungarici, anche perché se non ricordo male, gli italiani non ce li avevano. In leghe, non so se sembra quasi alluminio. Comunque era una postazione di prima linea austro-ungarica, quindi do per scontato che siano austro-ungarici. Un altro giva del 95. E non poteva mancare un altro bosso per il 91. Ah, ogiva austro-ungarica. E qua ormai siamo quasi alla fine. Vediamo cosa abbiamo. Gli italiani sparavano, probabilmente non a colpo sicuro, a differenza degli austriaci, perché come vedete c'è una disparità di bossoli. Parte inferiore di una pipa austro-ungarica, con ancora dentro dei residui di combustione. Cavolo, questo qua sarebbe stato un bel ritrovamento, trovarla almeno un po' più integra, con qualche pezzo in più, ma direi che posso ritenermi soddisfatto. Vi metto in sovraimpressione l'immagine della pipa integra, così potrete capire meglio la forma originale di questo oggetto. Qua. Allora, questo qua l'ho preso su, ma non è niente di particolare. Pensavo fosse un rudimentale attrezzo da lanciare dagli aerei, ma nella zona in cui sono stato non dovrebbe essere avvenuto nessun attacco aereo. Questo qua sostanzialmente serviva per legare i tronchi dei cavalli di Frisia, era un perno passante. Vabbè, lo teniamo, diciamo, così come ricordo. Mettiamolo qua. Altre cose, altre cose. Chiodino di scarpone. Vediamo qua. Oh. E uno giva o palla per il Vetterli. Io, tra l'altro, ero convinto di aver trovato un bossolo del Vetterli, ma o l'ho perso, o non so onestamente cosa mi sono immaginato. Laccio in cuoio, non si capisce bene. Trovato tra l'altro vicino a questi bottoni, quindi presumo sempre austro-ungarico. Ultima cosa che ho messo qua in questo Scottex perché è veramente fragile, sperando di non averla persa nel frattempo, è quel che rimane di un pettine. Allora, io ho provato a fare qualche ricerca, non sono riuscito a trovare molto, però presumo che nei tempi moderni nessuno vada a pettinarsi, nel senso a 3000 metri, ecco. Non penso che qualcuno si metta nei nevai a aggiustarsi i capelli. Questa qua non è plastica, sembra quasi un materiale legnoso o più bachelite, quindi presumo sia una cosa dell'epoca. Tenterei anche di dire italiana perché dove l'ho trovato, sì, era la terra di nessuno tra le linee austriache e italiane, però come ben sappiamo gli austriaci difendevano, mentre, o meglio, come sappiamo, in quel posto lì posso quasi assicurare che era così. Quindi direi che questo qua è un pettine storico italiano. Se qualcuno dovesse avere qualche informazione o qualcosa di più, mi faccia sapere. Purtroppo sono rimasti pochissimi denti. Andiamo a posizionare qua. Benissimo, per questo video è tutto. Ne approfitto del periodo per farvi buon Natale e buone feste. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, a commentare. Ditemi cosa ne pensate, vi ricordo che questi qua sono tutti recuperi a vista, quindi non ho nessun ausilio alla ricerca e ci vediamo alla prossima, grazie mille.